Questo o quello? Qual è il mio vaccino ideale? La libertà di scelta sta tutta al cittadino che da oggi ha a disposizione due ombrelli contro il Covid. Uno che potremmo definire tradizionale ed è quello circolato fin qui, l'altro nuovo di zecca, perfezionato contro alcune delle varianti Omicron. Il comirnati riveduto e corretto può essere somministrato sia a chi ha fatto prima e seconda dose, come terza dose aggiuntiva, dunque, sia come quasi. Quarta dose da chi ha già fatto la terza. In Abruzzo sono arrivate le prime 100.000 dosi del nuovo vaccino, a fronte di una platea vaccinale di circa 950.000 persone. Naturalmente altre ne arriveranno, soprattutto quando la campagna entrerà nel vivo. Oggi sono ancora pochi gli abruzzesi che si sono già recati nei centri vaccinali delle quattro province, anzi delle tre. Pescara aprirà domani. Ma l'orientamento di scelta è già piuttosto chiaro. Al centro vaccinale di Teramo alle ore 13 si erano recate 25 persone e tutte e 25 hanno scelto il vaccino aggiornato. Ma qual è il criterio che può aiutare ad orientarsi nella scelta? Lo abbiamo chiesto al referente regionale della campagna vaccinale, il dottor Maurizio Brucchi. Ma è chiaro che sul nuovo vaccino diciamo, se ne è parlato molto, ma anche diciamo, basato sul fatto che... Questo vaccino copre anche le varianti Omicron, anche se anche il precedente vaccino ha dato ottimi risultati, se pensiamo che anche nella, diciamo, nella primavera, seppure ci sono stati molti casi di positivi devo dire che non abbiamo avuto impatto sulle reanimazioni e l'impatto sui posti letto Covid erano dati soltanto da patologie delle vie superiori, poche polmoniti, quindi questo vuol dire che comunque la vaccinazione, diciamo quella fatta fino ad oggi, è una vaccinazione che ha dato i suoi risultati. È chiaro che questo è un vaccino che contiene diciamo, migliorato e che può essere utilizzato per le dosi booster, quindi sia per chi ha fatto prima e seconda dose deve fare la terza dose e sia per chi ha fatto prima, seconda e terza dose deve fare la quarta dose. L'importante è che siano trascorsi 120 giorni, quindi è chiaro che insomma, adesso credo che ci sarà un po' una richiesta del, del nuovo vaccino, però insomma, ripeto, il vaccino fino ad oggi utilizzato resta comunque un valido vaccino. I maligni dicono che si può fare ancora il vecchio vaccino semplicemente perché ne avanza. No, Assolutamente, non è vero. Noi, tant'è che è il cittadino che sceglierà, quindi non siamo noi che decidiamo per il cittadino. Il cittadino può scegliere se fare il dose booster con il diciamo, vaccino eh, utilizzato fino ad oggi, vecchio e brutto, eh, mentre, eh, oppure scegliere di fare col vaccino eh, nuovo che copre anche le varianti Omicron. Quindi assolutamente non è questo. Eh, i vaccini... Ma perché uno dovrebbe farsi quello che non copre le varianti? Diciamo non copre, non è perfezionato sulle varianti omicron qual è la, la ragione? Diciamo? Ma guardi, Su questo ci sono diversi studi che dimostrano la validità del vaccino precedente quindi diciamo, è la validità di cui, come dicevo prima è dimostrata anche sul campo perché fino ad oggi questo vaccino non c'era e il, il vaccino utilizzato fino ad oggi ha dato ottimi risultati le percentuali sono altissime per quanto riguarda prima e seconda dose so, sopra il 95% per cui il dato è anche come dire basato sulla, sul, sulla realtà è chiaro che questo vaccino come succede anche per altri tipi di vaccino, è perfezionato per cui è chiaro che ci, secondo me la gente sceglierà il, diciamo, il nuovo vaccino, dobbiamo essere, oggettivi, dobbiamo essere oggettivi, il cittadino può scegliere sia l'uno che l'altro e sceglierà anche secondo le indicazioni che magari il medico di famiglia vorrà dare, però non farei un discorso di cosa deve scegliere, il cittadino può scegliere sia l'uno che l'altro, in base a che cosa... Ma poi molte volte i cittadini hanno deciso di non fare Moderna avendo fatto prima Pfizer solo perché voleva continuare a fare sempre lo stesso vaccino, quando invece si poteva fare sia Pfizer che Moderna non cambiava niente, quindi diciamo che non c'è una, una regola. È chiaro che il, il nuovo vaccino è sicuramente è un vaccino migliorato, questo è fuori di dubbio. Comunque sia, eh, dai 12 anni in su, ovviamente raccomandatissimo alle persone over 60, alle persone con fragilità, eh, al personale sanitario, immagino ancora, anzi, prioritariamente, eh, e però via via poi a tutti. L'Abruzzo è al complessivamente al 95% di eh, copertura vaccinale secondo il primo ciclo. E poi le percentuali scendono, non è andata benissimo la quarta dose ma in nessuna parte d'Italia. Probabilmente ci sarà un impulso con questo nuovo vaccino secondo lei? Ma io credo di sì, insomma sulla quarta dose siamo più o meno pari alla media nazionale, a qualche punto ma meno, però è chiaro che sicuramente eh, ha influito l'estate, ha influito il, diciamo anche il calo delle, del, dei contagi, ha influito il fatto che comunque l'incidenza della malattia diciamo come malattia polmonare è stata meno importante e quindi è chiaro che la gente non, ha, non, ha, non, non, ha, non si è fatta somministrare la quarta dose. Anche perché ripeto, tutti aspettavano il nuovo vaccino perché se ne parla già da prima dell'estate. Io credo che ci sarà comunque un incremento, Vediamo, vedremo nei prossimi giorni l'Abruzzo, su indicazione dell'assessore, è pronto come sempre è stato pronto, quindi siamo pronti, siamo una delle prime regioni a partire in Italia, quindi siamo pronti con l'analizzazione diciamo, del nuovo vaccino, terza dose o quarta dose, per cui mi sembra che ci sono tutte le carte a regola. Vedremo anche se, eh, come dire, a, a implementare anche il numero di giornate, perché è chiaro che c'è stata anche una riduzione dell'attività vaccinale e anche quindi del, del, della possibilità di accesso, ma siamo pronti ad aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Con la combinazione col vaccino anti-influenzale, lei come la vede? Ma è previsto, quindi, anche l'altro giorno, nella conferenza stampa che è stata fatta a livello nazionale dal dottor Rezzo e dal dottor Locatelli, si è parlato del ruolo del medico di medicina generale nella vaccinazione, vaccino antinfluenzale e vaccino anti-covid.